prosperoso panorama dell'underground musicale triestino, sta nascendo un nuovo astro che si sta imponendo nel sottobosco artistico del capoluogo friulano. Giuliano, capoluogo Giuliano, porco di quel porco di quel porco. Stavamo dicendo, nel sottobosco artistico del capoluogo giuliano sta emergendo una nuova figura a tratti indefinibile e a tratti incomprensibile. Il rapper, a tratti trapper, Tepano. Tepano si esprime con un linguaggio nuovo. Per i suoi detrattori è semplice difetto di pronuncia. Per i suoi sostenitori è magia. Vediamolo ora mentre si muove nel suo ambiente naturale, la periferia. E noi siamo andati ad incontrarlo proprio lì per ascoltare il suo rap. Non riusciamo a contenere l'emozione strabordante di avere di nuovo qui con noi il re della musica giovane, il sovrano della melodia italiana applicata alla modernità degli stili. Signore e signori, il rapper Tepano! Che gioia, che gioia! Ciao, Tepano! Gomagna, sughetto con le sepe, senza bavarioli, e adesso con la camisa piena di macete. È importante che le barche non inquinino il mare, perché importante, il mare è importante. Shopping, importante shopping. Shopping, sì. Però è importante che... Ciao, stranullo! Stranullo! Sento bisogno di shopping. Dopo pomeriggio, con tottami, shopping. Sì, perché guarderò per i poverissimi. Beh, almeno ceto medio. Almeno ceto medio. Te sa che fuori sarà, te sa che fuori sarà. Care triestine e cari triestini, un saluto dal vostro amico Vittorio Sgarbi. Oggi non vi parlerò di politica, che tra le cose, se dovessi malauguratamente esprimermi su questo governo di caproni ignoranti che non hanno mai lavorato nella vita nel modo in cui la penso, non sarebbe un discorso, ma una digestione rumorosa. Ma c'è un'idea, ho un'idea. Ma premetto la morale, vacilla un po'. Eccomi qua, Tepano mi attipa. Tepano mi attipa, no! Proprio qua, dobbiamo tappare. Allora, mi sono qua perché oggi che abbiamo da presentare un altro singolo e oltretutto stiamo arrivando finalmente alla completezza di questo disco. Tutto di? Album fatto, tutto album, album, album. L'album fatto. Infatti, prima di presentare un album di pigudine, album di dicco. Non è album pigudine! Prostata, prostata, prostata. Senti, senti, però a Greta, quella. Hanno volato da 46.000 euro. Prendiamo noi? Dai. Vabbè, chiudo. Dai, vergogna. Chiamo nonno, ciao.
prima di presentare il nuovo singolo che sarà potessi essere uno di qui che chiuderà la prima raccolta, mi farei un piccolo riassunto delle... perché è tutto pare di attunto, così nessuno ti pede niente, vero? Cacacatti, è vero? 200 amici, una cena fantastica, lassativo, dentro nel brodo e aspetterò. Cari amici, oggi voglio mettere sotto la lente di ingrandimento l'importanza di certe opere d'arte cittadine snobbate da questo popolo di capre, capre, capre! Come fa, dico io, un triestino a non riconoscere le maggiori opere della sua città? Prego la regia di mandare la prima foto. Ecco, questa meravigliosa opera si chiama Case dei Puffi. È l'opera omnia dell'architetto Massimiliano Pigna, detto il Maxi. Ebbene, il Maxi Pigna soleva creare le sue opere visionarie esclusivamente inserendo una pigna di notevoli dimensioni in un luogo che non ci è dato di sapere. Quindi ricordiamo in sequenza i singoli usciti che erano, prima di tutto, sette. Prima di tutto, sette, ok. Non ho l'età me, non ho l'età. Guarda caso, il bagno non va, porta rotta, come si fa? Poi il secondo era un singolo che si chiama Mojito, il cui ritornello diceva Pesto lamenta. Importantissimo, forse il più grande successo, una canzone sul tuo animale domestico, il gatto grande pieno di peli. La canzone del gatto. Il patrimonio dell'umanità, bisogna sempre mantenere il mare pulito perché... Premorte, senti, ho bisogno della spesa, devo fare shopping con Tommy, sì, no, di più, no, non un po', un po', a tre zeri, sì, 46.000 euro, sì, però Greta, sì, a Greta sì, però non è giusto, Premorte, non è giusto. Ciao, mori, ciao. Poi dopo il mese dopo vado a buttare le scorte. Questa non è cantone di catto, anche te temba, però questa è vado a buttare. Vado a buttare. Ti. Sembra sempre un po' alternativi i titoli quando non li pronunci. Non è più di catto, no, non è più di catto, no, certo. L'inserimento della stessa dava all'artista visionario la capacità di creare queste inarrivabili creazioni. Complimenti al Pigna e capre a tutti coloro che non comprendono il livello dell'arte. Quest'arte incredibile, questo monumento meraviglioso. Capre, capre, capre. Mamma, mi sono fatto grande, guarda. Sì, questa qui, mi sono fatto grande, guarda, mamma. Guarda. Mamma, mi sono fatto grande, guarda, guarda. Ok, vabbè. Sì, diciamo di che questo difetto di pronuncia fa sembrare le cose peggiori di quelle che sei. Questo amore per la cucina materna spingi Tepano ad aprire il frigo e ciò la passata della mamma è leccarla. Ti lecco patata. Passata. Prima, mamma, mi sono fatto grande, guarda, e dopo lecco patata. Passata, sì, ok. Allora chiamo mami. Si chiama mami, però dobbiamo fare il blog. Ho bisogno di fare shopping. Poverissimo. Per favore, basta. Fare il blog. Poverissimo, arrogante. Okay. Crampi di qua, crampi di là. Uno a terra, tutto sudà. Dice fuori, spazio. Ci sta. Successivamente, singolo estivo, il crudo melone, quindi il melone nel crudo. Il melone nel crudo, ti importante, bene melone nel crudo, ti. Rinfresca, perché il melone nel crudo. Il melone nel crudo di impecca tempe. Crudo. Impecca, ti, devo dire che l'impecca, melone nel crudo, contiglio a tutti, contiglio a tutti. Poi l'emozione. Nel crudo, anche tu, sei uno che può popare melone nel crudo. Sì, ok. Poi l'emozione di stare su. Parte, secondo me tu hai da popato melone nel crudo. Ciao rifatta, ciao sintetica, ciao mantenuta. Senti, ho bisogno di 46.000 euro. Sei per shopping, quindi c'è shopping bisogno. Sì, chiamo nonna, va bene. Chiamo nonna, ciao.
Ciao, Tanaziati. Ciao, ciao. Poi l'emozione di stare su un grande palco davanti alle persone. Grande palco, bisogna avere un grande palco. Grande palco. Sì, grande palco. Sembra tutto più grave, ma in realtà è un grande palco, come ho detto. Ma passiamo alla prossima opera, andiamo alla foto. Questo è un luogo molto amato dalle triestine che nella loro profonda ignoranza, quando lo visitano, non si rendono conto di essere all'interno di un'opera d'arte. Guardiamo assieme, vedete questa immagine meravigliosa. Trattasi di un affresco in 3D del Mirelleschi che racconta nei suoi colori e nelle sue sfumature la storia meravigliosa di un bisogno profondo di evasione. Quindi, se mi qua sotto ho delle A, mi avessi due luci in più... Delle A, secondo me. Delle A. Sarei un poco più omogeneo perché l'illuminazione qua secondo me non arriva a vacca. Se viene troppe ombre, non arrivo a vacca. Hai ragione. Se ti arrivi, sposta quella luce là un poco più in qua. Questa... Quella là, sì, un po' più in qua, girila in modo che se vedi il bordo del... Halloween. Dolcetto scherzetto. Halloween. Tradizione, dolcetto scherzetto, tradizione. Assolutamente dolcetto. Dolcetto. Assolutamente dolcetto. Dolcetto, dolcetto, scherzetto, dolcetto. Ah. Dolcetto. E dopo l'altra volta che abbiamo aggiunto, che abbiamo aggiunto una sensazione. Era nata in pitai. Nata in freestyle, è diventato un singolo questo. Sì. Quindi, ricchiato di cacare per te. Cascare. Per un attimo ricchiato di cacare per te. Cascare. Devo cacare per terra. Tutti potono cacare per te. Cascare per terra. Devo cacare per terra. Corrono in me. Dopodiché un ultimo singolo che ha avuto un successo clamoroso, che è stato girato sulla fontana sul mare a Barcola. Fontana di Tumare. Fontana lì sul mare. Fontana di Tumare. Allora mi volevo di nuovo spiegare, per chi non ha mai visto Tepano, che tutto quel che lui dice sembra tremendo, sembra volgarissimo, ma in realtà è tutto estremamente innocente. Quindi la fontana lì sul mare. Fontana di Tumare. Fontana lì sul mare. Sì, ho detto. Okay. Fontana di Tumare. Inoltre pare che l'opera abbia il magico potere di plasmare il tempo e di rendere veramente tangibile la teoria della relatività. Si narra di donne che sono rimaste all'interno del luogo di culto per 8 ore, convinte di esservi rimaste per 10 minuti, e di uomini entrati per 10 minuti, convinti di esservi rimasti per 8 ore. Tale era la loro incredibile rottura di coglioni! Possiamo continuare perché i nostri fan, i nostri follower aspettano. Okay. Allora, anche la differenziata è importante perché nel mondo, se continuiamo con questo spreco di plastica, prima o poi non ci sarà più nessun prato. Protesi, nonna, ciao protesi. Allora, 46.000 euro, mi ha detto mamma shopping, se pure niente. Vabbè, però allora siamo poverissimi, scusa. Siamo poverissimi, vergogna, siamo poverissimi. Inutili, poverissimi e inutili. Ciao. Ma ora passiamo all'ultima opera della quale vi parlerò oggi. Michezze e Iacchezze, i due pazzi che sovrastano il municipio e scandiscono le ore della città di Trieste. I due pazzi furono modellati in zinco nel 1875 dallo scultore e mastro sadomaso Fausto Austeo da Ceneda, dall'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Nell'opera originale del Ceneda, il suo lato sadomaso era molto più prorompente, in quanto tra Michez e Iacchez non vi era la campana, ma si colpivano vicendevolmente sugli zebedei. A eterna testimonianza che il tempo che scorre è un'immane rottura di coglioni! La scorsa settimana era l'ultimo singolo del ciclo, Animalista che anche parlava... Catogande è animalità, anche Catogande è animalità in qualche gatto, modo, sì. Anche Catogande è animalità. Quando i piccoli animaletti marini vanno verso il mare... Va pagudo. Quindi questo l'innocenza.
sempre pure la playa, la sfiga, la noia, sempre pure la playa. È aumentato un follower. Abbiamo un follower. Ciao Fabrizio, abbiamo un follower. Prima di venire qua, Tepano mi ha mandato un messaggio con scritto: ho preparato il nuovo Tigodo, che voglio preparare un nuovo singolo, a sorpresa. Dio, anche questo dedicato... nato da Pitai, tutto dedicato per te. Allora, mi sono tanto felice perché in tutti questi mesi mi ho avuto sempre la sensazione che te mi ci allevi un po' in giro. Adesso che mi sono riappacificato con la tua musica e che ho capito che tutti i titoli sei innocenti, sono contento di sentire questa dedica verso di me. Posso andare? Sì. Mamma, sono emozionato. Ma anche emozionato. Un po' così. Perché un legame si sta creando. Cioè, mi messo a ammetterlo, ma ormai... Sono qui con lui che lui è un povero mona. Guarda come ha fatto tempo un povero mona. Veramente, guarda un po' più bene. Okay. È un povero mona. Ti culo un povero mona! Ma l'autorità dell'epoca delle capre ignoranti non compresero il messaggio e rovinarono l'opera. Dai documenti risulta che le suddette autorità fossero degli antenati di quella merda secca di Luigi Di Maio. Allora, per gli amici a casa, no? Purtroppo Stefano che ha questo difetto di pronuncia, è un poco difficile capire quel che dici. Quindi, cosa hai detto? Proprio un mona. Ok, allora, il bavero. Il bavero. Bavero. No, bavero. Proprio mona. Povero mona. E poi ti letta? Non è così difficile. Povero? Mona, proprio tu, povero mona. Guarda, uno ti guarda e dice, guarda, povero mona. Di Maio, sei una capra! Una capra ignorante! Non hai mai lavorato in vita tua! Vergognati! Allora, aspetta, povero? Povero mona. Povero se è giusto. Povero, ok. Povero, la moda. Cioè, no, la moda. No. Ah, la moda povera. No, povero moda, proprio tu. Mora. Povero. No, povero mona, tu. Ma vedi che veramente da donne. Voglio lasciarvi con una chicca. Ebbene, Mikez e Jakez in realtà esistevano già dal 1517 e non erano rappresentati da due pazzi ma da due mori, ma vennero più avanti sostituiti da un sindaco che li prese per il bavero. Non lo sapevate? E allora, se non lo sapevate, siete delle capre! Capre ignoranti! Capre! Vergognatevi! Vergogna! Capre! Capre! Con la c***a comandati! Vergogna! Vergogna! Ma vedi che benamento da donne, povero mona, ovvio! Povero mona! Guarda, povero mona! Povero mona! Ti, proprio lui, ciao fratello! Ciao, povero mona! Povero mona! Povero mona! Ciao, fratello! Povero mona! Ciao, fratello! Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Seccio di Rosini.